Deluso in parte perché secondo me abbiamo fatto anche un buon primo tempo, interpretato nella maniera giusta, cercando di chiudergli gli spazi e ripartirgli per fargli male, e che credo che fin quando siamo rimasti in 11 ci siamo riusciti, perché comunque abbiamo fatto gol, abbiamo avuto diverse possibilità di far gol, già anche prima di far gol avevamo avuto qualche occasione per poter già andare in vantaggio. Quindi la partita la stavamo interpretando nella maniera in cui l'avevamo preparata. Le uniche difficoltà che stavamo riscontrando, secondo me, era proprio sulle spizzate di Zanigni, che a mio avviso, se c'era Bini lì, o lo cerca un centrocampista, visto che comunque lui è molto bravo a prenderla, quindi o la cerca un centrocampista e tre difensori staccano sempre comunque e vado sulla spizzata. E noi lì abbiamo commesso l'errore. Ormai dobbiamo pensare esclusivamente a fare quei 2-3 punti, 4, non so quanti sono, che mancano e basta. Oggi deve essere solo responsabilità solo nostra, insomma. Ed è come è andata la partita. Peccato perché siamo andati in vantaggio fuori casa un'altra volta, però non siamo riusciti per niente a tenere la partita, dai, a riuscire magari a finire il primo tempo in certa maniera, poi abbiamo chiuso anche in 10 e dopo diventa veramente difficile, insomma.